benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vedete lo sfondo di casa, ma sono qua a Milano. Come vedete sullo sfondo invece c'è una scuola, si chiama Onyx Academy, e mi hanno chiesto di venire qua per partecipare a un corso. Infatti a fine video vi lascerò tutte le info di questa scuola. Fanno diversi corsi, molto interessante perché si vuole specializzare e diventare professionista nel settore dell'estetica. Ho deciso di fare un corso sull'acrigel, che come sapete io anni fa, più di 4 anni fa, io facevo l'onicotecnica e poi ho lasciato. Mi sono lanciata una sorta di sfida e voglio vedere se riesco ancora a fare le unghie. Infatti ho scelto di fare il corso acrigel, l'acrilico non l'ho mai fatto, sarà proprio una vera e propria sfida per me. Più, essendo San Valentino, una nail art a tema San Valentino che ho scelto io, e vediamo se riesco a farla, mi sono complicata la vita. Se volete seguire il video per vedere come realizzare la struttura e la nail art a tema San Valentino, seguitemi. A fine video vi lascio tutte le info, quindi andiamo! Qua la postazione, siamo in accademia e io sono qua con Antonella, pronta per iniziare il mio corso di acrigel. Piacere. Ciao a tutti, sono Antonella Castrovilli, master trainer della Onyx Academy. Svolgo questo lavoro da oltre 15 anni. Adoro la mia professione in quanto mi sono immersa nella formazione completamente. E siamo qui con Gloria per fare un piccolo workshop con un prodotto innovativo di quest'anno, che è l'acrigel. Gloria, sei pronta? Sì, non vedo l'ora, tantissimo che non faccio le unghie. Bene, allora iniziamo un piccolo passo a passo per dimostrarvi che è veramente facilissimo utilizzarlo. Basta veramente guardare i passaggi, impararli bene, e manualità soprattutto. E no? Poi, esperienza. Come dico sempre, pratica. Tra l'altro Antonella la potete trovare anche a Milano 3, giusto? Esatto, nel centro Onyx Beauty, il nostro nuovo istituto di bellezza, che abbiamo aperto da pochissimo. E tra l'altro Milano 3 è molto bella. Io non ci sono mai stata, infatti se volete essere clienti, quindi farvi coccolare, potete andarla a trovare. Iniziamo! Quindi ho effettuato una manicure basica, ho liberato la lamina dall'otterigio che contiene grasso, ho opacizzato la lamina unguale, quindi l'ho resa opaca, e ho applicato sopra i liquidi preparatori, night prep e primer. Adesso, oggi lavoreremo con l'acrigel. Vi presento in primis i prodotti, in cui abbiamo l'acrigel, quindi proprio il prodotto, e la soluzione per lavorare il prodotto. Ci aiuteremo a fare l'allungamento utilizzando le dual form, quindi Gloria sarà molto semplice. Ho versato la soluzione nel bicchierino, ho semplicemente visto che sia la forma dell'unghia, quindi deve avvolgere completamente la lamina naturale, e adesso siamo pronti a prendere il prodotto. Tra l'altro questo tipo di ricostruzione io l'avevo vista su Instagram e adesso mi sono resa conto che è proprio quella che guardavo tempo fa. È molto interessante, preparatevi perché sarà super divertente, sembra un dentifricio. Sì, brava, esatto. Infatti anche i tubetti sembrano come dentifricio. Viene lavorato come l'acrilico perché non cola minimamente, ma va polimerizzato come gel. Ecco perché il gioco di parole acrigel. È importante tenere il pennello bagnato, sempre quindi umido. Sempre umido, sì, per poter poi, vedi, lavorare bene bene il prodotto all'interno della dual form. Ovviamente ci scegliamo la lunghezza. Ma che roba! È una cosa pazzesca. Molto bella. Io vado molto delicata. Sì, non dobbiamo neanche comunque schiacciare troppo perché altrimenti creiamo dislivello. Esatto. E soprattutto stare attenti a non uscire fuori dai bordi. Ok, dove si applica? Anche qua non bisogna schiacciare tanto perché sennò esce fuori, giusto? Esatto, bisogna stare attenti, cioè, si appoggia... comunque dobbiamo stare molto attenti. Ci aiutiamo col pennellino sempre bagnato a togliere quello che fuoriesce. Esatto. E quando si lascia così? Cioè si va dentro in lampada così con la... Esatto. Ok, dopo la polimerizzazione, facendo del movimento leggero, guarda, di stacco. Ok, piano. La dual form. Ah, adoro! Ma poi guarda com'è lucida, cioè è stupenda. Ok.
E poi con la lima possiamo semplicemente sistemare i bordi e tutto bordi. È già perfetta così, ha già la struttura sopra. Posso semplicemente andare a limare un pochino qui, ad allineare l'attaccatura prima di andare a mettere poi su il sigillante. Cioè, quindi è già finita. Poi se io voglio fare le nail art o comunque sia... Puoi andarci sopra tranquillamente. Okay. Una volta poi data la forma, prendiamo l'Unix Top Finish, che è il nostro sigillante universale con dispersione, e lo lucidiamo. Ok, allora adesso tocca a me. Questa qua l'ha fatta Antonella e adesso inizio la mia. Quindi pulisco prima l'unghia, tolgo tutte le pellicine e poi partiamo con l'applicazione del lacrigel. Eccoci qua, io sono Silvia Zoia, docente di Nail Art, siamo al corso di Nail Art e adesso vedremo insieme l'effetto zucchero. Vedremo un effetto in onore di San Valentino, ma con uno stile un po' più particolare. Dei conti, come vedete io ho il microfono in mano perché adesso siamo in modalità intervista e siamo qua con... Mi chiamo Elena. Ciao, piacere. Presentiamo a voi perché appunto in questa scuola, nella Onyx Academy, fanno anche un corso TTP che ci spiegherà adesso che cos'è il corso TTP. Penso sia molto interessante perché non tutte le accademie lo fanno, quindi anche personalmente una persona può crescere e può migliorarsi. Infatti adesso ci spiegherà come è cambiato il suo percorso. Come dicevo, sono Elena, sono di origine rumena. Io sono una ero e sono ancora una persona introversa e molto timida. Sapevo che sono ricca dentro, ma non riuscivo ad aprirmi a trasmettere agli altri. E in quel periodo proprio ho incontrato questa pubblicità del TTP, Teacher Training Program. Il mio intuito mi ha detto che è proprio un percorso di quale io ho bisogno. Mi sono iscritta subito. Ho scoperto che questo percorso per me non sarà solo per una crescita personale, che avevo proprio bisogno, ma per diventare una docente a 360 gradi, perché la parte tecnica di una docente me l'ha dato il master, mastermind. Invece per essere una docente competente serve molto più di avere una tecnica, diciamo, 100%. Quindi, oltre ad averti formata come docente, ti ha aiutato ad esternarti, cioè a migliorarti come... Sì, il miglioramento non soltanto come professione, ma proprio come persona, come a me, parlando di me personalmente, come mamma, come donna, mi sento più libera, mi sento più me stessa, non ho più paura di far vedere chi sono e come sono, quindi... La libertà è più bella questa cosa. Grazie per la tua condivisione. Per tutti coloro che sono interessati a fare questo percorso TTP, appunto, per crescere in azienda e avere un lavoro in azienda, quindi diventare docente, ma diventare anche una persona migliore per combattere tanti limiti che tante volte si hanno, come proprio la timidezza, il conoscersi e cercare di esternare quello che abbiamo da dire, perché comunque essere docente può essere una cosa che può spaventare, parlare con la gente, invece
ti può aiutare tanto questo percorso, giusto? Tutte le informazioni le trovate nell'info box a fine video, quindi grazie mille e salutiamo tutti quanti, ciao! Eccomi tornata dalla Onyx Academy, sono a casa mia e finalmente posso parlarvi di questo corso che ho fatto oggi, di questi due corsi che ho fatto oggi. Spero che il video vi sia piaciuto e adesso passiamo direttamente alle informazioni sull'Accademia, appunto. L'Accademia nella quale sono stata io è l'Accademia di Milano, vi lascio l'indirizzo nel box informazioni. Ha più di 20 sedi in Italia e ha formato più di 10.000 studenti. Ho notato dai miei insight che le città dalla quale mi seguite di più sono Roma, Milano e Napoli. Infatti in queste stesse città è presente la Onyx Academy. Anche qua nel box informazioni trovate tutti i link utili per trovare la Onyx Academy più vicina a voi, tutti i corsi, le date e tutte le informazioni per le iscrizioni. Oltre ai corsi di estetica che vi ho elencato durante appunto tutto il video, fanno anche un percorso TTP che ve ne ho parlato in quest'ultima parte grazie a Elena che ci ha raccontato la sua esperienza. Il percorso TTP praticamente non è dedicato a tutti, infatti il percorso TTP è un percorso esclusivo di crescita personale e professionale che non tutte le scuole fanno ed è destinato solo ad un numero limitato di persone eccellenti. Infatti questo è l'unico percorso che viene eseguito una sola volta l'anno nella Onyx Academy e in questo percorso verrete affiancati da Daniele Salamina, che è il fondatore della Onyx Academy stessa, nonché anche ideatore e master trainer del TTP. TTP deriva da Teachers Training Program, quindi appunto un programma di training per diventare docente. Quindi non solo questo percorso vi aiuta a diventare una professionista di successo, ma vi insegna anche tutte le strategie di marketing per essere un'insegnante riconosciuta e apprezzata. Ad ogni modo, oltre a questo percorso TTP che era molto importante, ci tenevo a spiegarvelo molto meglio nel dettaglio, ecco, l'Accademia offre corsi di Mastermind e Lash & Brows, oltre ovviamente agli altri corsi che sono ricostruzione unghie, microblading, comunque anche qua tutte le info le trovate nel box informazioni. Detto questo, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se sono stata brava nel realizzare la struttura e la nail art con un bel pollice in su e un commentino qua sotto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi ringrazio per aver guardato questo. Ciao!